Mio padre, essendo pastore, mia madre infermiera, i cavalli a casa non ci sono mai stati, non è una cosa che nasce di famiglia. Non lo so, io già all'età di 6 anni ho sempre avuto questa passione dei cavalli. Dall'età di 6 anni ho sempre chiesto a mio padre di comprarmi il mio primo cavallo. Non so perché, magari tramite amici, non lo so, poi sai, in Sardegna la passione per cavalli ce l'hanno un po' tutti. E mi ricordo che all'età di 10 anni mio padre mi comprò il mio primo cavallo, che si chiamò Stella, era una pony, una cavallina che addirittura aveva 18 anni, e lei è stato il mio primo cavallo che ho avuto di proprietà. E poi sicuramente la cosa che pensava mio padre all'inizio, lui sicuramente pensava che una volta che lui mi avrebbe comprato il cavallo, che una volta che io avessi avuto questo cavallo, lui pensava che magari la curivo per 3-4 settimane e poi rimaneva in mano a lui. E lui sicuramente il tempo per curare il cavallo non ce l'aveva. Però invece poi ha capito dopo un paio di mesi che quello che devo fare, l'unica cosa che volevo fare io era stare vicino al cavallo. E innanzitutto, e poi in quel periodo lì avevo anche iniziato a mollare un po' la scuola. Mi ricordo che una delle mie professoresse mi disse: Azzeni, a forza di andare a cavallo, sta diventando un asino. E ci aveva ragione, però meno male da questo cavallo ci ho fatto una carriera.